birra d'abbazia sul canale Rochefort 10. La magnifica! Oh Ale, dobbiamo fare la sigla. Sì, ma vedi che se vuoi so fare la beatbox. Vediamo. Pum, pa, patum, patum, pa. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di Crazy Onion. Bene ragazzi, oggi assaggeremo la Rochefort 10, detta la Magnifica. La Magnifica perché ovviamente è una birra d'abbazia, una birra trappista per la precisione. Quindi la fanno i monaci. La fanno i monaci, che è veramente, veramente un bijou. È buonissimo. Diciamo che abbiamo letto tante recensioni online, abbiamo letto varie opinioni, insomma questa è una delle migliori birre da pazzia del mondo, a prescindere, sì, a prescindere dallo stile è classificata come una delle migliori birre al mondo. È una delle migliori birre, ragazzi, non ce n'è, cioè, abbiamo anche il bicchiere giusto oggi. Ta-da! Certo. Beh, il calice. Questo, ringraziamo Peppe che me l'ha regalato, perché sennò ragazzi ci trovate sempre. Ringraziamo i templari per averci dato il sacro graal. Niente, la Trappist Rochefort c'è in tre tipologie: 6, 8 e 10. Noi stiamo provando la 10, che è la Magnifica. Che è la Magnifica, che la number one. La Magnifica. Intanto, allora io da quando sono stato in Belgio ho iniziato ad apprezzare molto di più questo stile di birra. Non lo so perché, però diciamo mi sono lasciato coinvolgere da tutte quelle che sono gli stili proprio classici. Si è lasciato convincere dai monaci, ragazzi. Si è lasciato convincere dalle tonache. Allora, diciamo che mamma mia, che scura. È scurissimo. È scura. Proprio super scura. Ora, il bicchiere della trap, però. Beh, non si vedeva. Allora, nella descrizione abbiamo: è una birra marrone rossastra. Sì, ci sta. Marrone rossastra. Schiuma molto compatta, è sparita subito in realtà, però è compatta. Però ancora, cioè, nel senso che c'è un sottile disco, però è persistente questo disco. Sì, io penso che resterà qui per tutta la bevuta questo dischetto qua di schiuma. Che devo dire è anche molto bello, molto bello. Sapore variegato di frutta candita, fichi, miele, spezie, liquirizia e cannella. Grande contenuto alcolico, perché siamo a ben 11,3. È importante per una birra. Vedremo questo alcol se ci darà fastidio oppure no, perché comunque potrebbe dare fastidio. Allora, iniziamo con a livello visivo ci siamo. A livello visivo ci siamo, a livello olfattivo è poca roba, questo nel senso che è troppo fredda. No, nel senso che secondo me è poca roba, perché è il tipo di birra che è così. Vediamo, fammi odorare. Cioè, secondo me ha quel sentore metallico. No, a parte metallico, che potrebbe essere dato dalla versata non corretta, ma metallico, ma è anche molto di toffee, no? Non lo senti il toffee? Il toffee? La caramella mu? Dolciastro, come dolciastro, no? No, non riesco. Non caramello, riesco. No? Io non lo so. Secondo me sì. Allora, c'è anche da dire che io ne ho assaggiate parecchie di queste. Ne ho bevute tante. Si vede. Oh, mi piace parecchio, mi piace parecchio. Non lo so, ha un odore particolare. Questa è la classica birra che ti devi bere tranquillo, quando sei tranquillone, cioè. Questa è la birra da davanti al camino. Bravo, sigaro davanti al camino. Un vai. Sigarone pazzesco. Oppure per gli umani normali ti accendi Netflix, per dire. Sì.
Che accendi Netflix. E ti rilassi, capito? E questa qua la metti là ogni tanto un sorsetto per non ramazzare, diciamo, sul divano così. Però, voglio dire, ci sta. Cioè, è la grande. Vabbè, l'assaggiamo. Assaggiamo. Ci stiamo perdendo i ghiacchi. Vediamo un po'. Assaggiamo. Allora, ragazzi, vabbè, lascia stare che non ti piacciono, dai. No, vabbè, è buonissima, ok, è la magnifica, come la dico, però secondo me è troppo alcolica. Ma posso assaggiarla io? Cioè, è da meditazione, non lo so, da contemplazione. È da relax, mare, è una birra. Perché... da relax, cioè questo è. Invece, sì, okay, allora, non è per bevute seriali, questo no, è senza, non è per bevute seriali. Cioè, non è. Allora, per esempio, te ne bevi una e già sei abbastanza attivo. La posso assaggiare pure io, grazie. Allora, per i miei gusti, partiamo dal fatto che non mi piacciono molto le belga, però le bevo, nonostante ciò, le bevo perché sono delle ottime birre. La Rochefort 10 in particolare non la amo molto perché secondo me è troppo alcolica. La 8 invece, per i miei gusti sempre, è più equilibrata. Parliamo sempre che la 8 ha una gradazione alcolica intorno ai 9,5, quindi sempre alta, però non è eccessiva, ecco. Ah, secondo me invece però, non è eccessivo. Però certo, cioè, ecco, siccome è una birra, è una birra con la B maiuscola, cioè, secondo me, allora, sicuramente, come per tutte le cose, se non ti piace lo stile, se certo, non ti piace, è inutile, non stiamo parlando del nulla, certo, ok? Certo. Però, al di là del gusto personale, ok? Secondo me è una birra sicuramente ben fatta. Sicuramente che ha un ora, man mano che continuerà, si riscalda anche, che continueremo con la bevuta, evolverà. Per esempio a me questo calore dato da questi 11,3 gradi alcolici sul finale, sì, è piacevole. È piacevole in inverno. Ma ti posso dire che è vero, il finale, diciamo che è molto bello comunque. È proprio un finale bello. Etilico, caloroso, proprio, lo senti, ti pulisce anche la bocca questo finale qui. E ovviamente non è una birra che ti puoi bere, cioè, per esempio, velocemente. Per esempio, né velocemente, secondo me, né due di seguito. Cioè, non lo so. Vabbè, quello è tutta una questione personale, perché ci sono gli ubriaconi e non ubriaconi. No. Gli ubriaconi. No. Vediamo sempre responsabilità. Certo, però, sempre responsabilità. Però, per esempio, io davanti a casa, sul divano, mentre mi sto rilassando, anche due me le riuscirebbe. Dipende quanto tempo hai a disposizione. Dipende anche cosa devi fare. Se non ti devi smuovere, esatto, tu bello, ti carichi di due Rochefort 10. Stai nel divano, ma ti passi davanti a Netflix, ti puoi passare anche 4-5 ore, cioè non è che attenzione. Certo, con due birre, certo. No, cioè tranquillamente, certo, perché è una birra. Che non è che te la bevi veloce. No, assolutamente no. Sicuramente non è una birra, ripeto, non è una birra da bere velocemente, è una birra, tu te la metti lì, un sorsetto, te la gusti, la cerchi di capire. Effettivamente il toffee si sente, io lo sento parecchio. Sì, al sapore di più. La frutta, più che altro, più che frutta candita, io sento tipo. C'hai presente quei barattoloni di frutta sotto spirito? Tipo le ciliegie sotto spirito? L'ha assaggiata mai una di quelle? Tipo una tipo l'uvetta, le ciliegie, forse le pere. Tranne la pesca. Tranne la pesca dentro il bicchiere di vino di mio nonno, no. Questo no. No, io sento questo. Altra caratteristica di questa birra è che è una classica birra da cantina. Cioè, è una birra che
che può stare, che nel tempo evolve e migliora in continuazione. Diciamo che sì, può essere, come si dice, invecchiata, può essere invecchiata. Benissimo invecchiata, perché tanto 11 gradi e sì, passa di alcol, sì, sì. Quindi... Infatti diciamo che leggendo un po' online varie informazioni abbiamo detto che il picco, diciamo, lo raggiunge 2 anni prima della data di scadenza segnata sulla bottiglia. Quindi il suggerimento qual è? Compratene una serie, cioè andate, si trova anche facilmente, non costa, sì, neanche troppo, perché si trova a qualche euro al supermercato, cioè stiamo forse parlando massimo di... 4 euro, ma che stiamo parlando di una birra che costerà sui 3 euro all'incirca al supermercato. Ora sto un attimo, sì, io una volta l'ho vista a 3,50 euro, se non ok, quindi tra i 3 e i 4 euro al supermercato. È una birra che sicuramente non è per tutti, perché comunque ha un sapore particolare. Però la dovete provare. La dovete provare necessariamente. Allora, secondo me il consiglio che do io è: andate al supermercato, compratene un carrello, prendete un carrello proprio subito, senza neanche assaggiarla. Poi compratela un carrello. Fidatevi. E fate una, l'aprite subito. Bravo. Una l'aprite dopo un anno. Ora la vedete, esatto, dopo 3 anni, esatto, vedete anche la differenza che c'è. Esattamente, proprio questo secondo me è da fare. Nel senso, quando la trovate, perché comunque non è neanche difficile trovarla al supermercato, online se ne trovano quante ne volete, ma anche al supermercato sotto casa non è difficile trovarla, perché insomma qui a Siracusa si trova abbastanza facilmente. Prendetene diverse, un paio le lasciate da qualche parte in una cantina al buio. Le tenete lì e vi mettete un avviso sul cellulare dopo 3 anni, ve le dimenticate e le assaggiate così. Una ve la stappate subito, così non si vede. Quindi ragazzi, sicuramente un classicone che non tramonta mai, la Rochefort 10. La Rochefort 10. Bene ragazzi, direi che è tutto per questa signora birra. Lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, condividete il video e lasciate un like se il video vi è piaciuto, l'ho già detto ma lo ripeto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità del canale.